Raga, mi sono arrivati gli sci nuovi. Andiamo a mettere in pensione quelli vecchi. Oh no! Andiamo! It's been a long day. E questa è una bella nazzata. Alla prima luce del quinto giorno, all'alba, guarda ad est. Madonna, sta roba è veramente nazi, raga. Certo. Boom, raga, io vado. Se volete vedere il continuo di questo video e magari altri modi per demolire completamente i miei vecchi sci, uno, lascia like, che se arriviamo a 20.000 like vi faccio vedere quel video, e due, commenta sotto con altri luoghi dove non bisognerebbe sciare. Nel video di oggi andiamo a provare gli sci, ma soprattutto una nuova mascherina per cani. Sì. Una nuova, e anzi forse l'unica mascherina smart che è mai stata concepita, proprio perché nella lente c'è un microchip. Ma per testarla meglio andiamo sulle piste da sci. Ancora qui? Non è questo il video? Ragazzi, siamo a Madonna di Campiglio. Diciamo che non abbiamo beccato le condizioni migliori, ma per fortuna abbiamo qui la nostra maschera che dovrebbe adattarsi a tutte le condizioni. Siamo qui con Laura, proprio di Out-Off, e Roberto, R&D Out-Off. R&D per i... ricerca e sviluppo. Ok. Abbiamo qui direttamente proprio i referenti di questa mascherina che vi ho detto che è particolare, perché è una delle poche mascherine che ha dentro un bel po' di tecnologia. E siccome io non sono Yakidale, che sa perfettamente come funzionano le cose tecnologiche, ho qui loro che oggi ci spiegheranno nel dettaglio come funziona una mascherina con dentro un microchip e perché conviene usare una mascherina così rispetto a una classica mascherina. Si flettono sti sci, oh! Gli sci hanno un flex che non ha senso. Che banane. Figa. Perfetto. Hai visto? Ha dato la pompata di flip drop. L'hai trovato? Vai, vai. Pompato. Hey! Come on, man! That's too easy! Sono di burro sti sci, raga, che figata! Gibber! Allora, chi mi vuole spiegare come funziona la mascherina? Okay. C'è uno strato di cristalli liquidi laminato all'interno della lente. Proprio spalmato dentro la lente. Esatto, proprio okay. Con una speciale colla ottica, okay. Che non si vede, ma c'è. E poi abbiamo un chip, un'elettronica qua sopra, con una piccola cella fotovoltaica. Per cui noi prendiamo l'energia al momento, il chip la rielabora e la manda al cristallo liquido. Non c'è nessuna batteria, non accumuliamo niente, funziona tutto al momento. Okay. E il pannello solare prende l'energia. Ok. Se c'è energia, il cristallo liquido si scurisce. C'è l'energia, okay, non c'è? È chiaro. Quindi per esempio semplice. È impossibile che per un guasto il cristallo liquido resti scuro per sbaglio, perché senza energia lui diventa chiaro. Grazie. Stavo morendo già sul primo rail, raga, non mi stavano salendo le punte. Facciamo sui due salti là, trenino di 3.6. Io, dai, io provo 3.6 e poi provo switch 3. Oh no, no, no! Ho infortunato il gibber di auto. Guarda,
Adesso ti metto in difficoltà. Sotto il video di Yaki e di Gale, qualcuno ha visto che ha commentato: ma lo stesso sistema delle mascherine per saldare. Allora, ci sono delle somiglianze, ma è un sistema diverso. Le mascherine per saldare usano un tipo di cristallo liquido che è molto, diciamo, è il primo che è stato fatto. E usato su una maschera sportiva avrebbe dei problemi molto forti. Tu lo guardi, ci guardi di sbieco e questo è attivato, non ci vedi più, che è un problema abbastanza forte. Il nostro cristallo liquido è una tecnologia totalmente diversa, sono entrambi cristalli liquidi. Sfidiamo quelli che l'hanno scritto a prendere la bella mascherina da saldatore e andarsi a fare una bella pista da sci. Le montagne qui bravi torste norgo. Non ero con lo snowboard, ero con lo sci a fare il rail. Raga, dovete sapere che in realtà prima di me a testare la maschera sono venuti Yaki e Gale. Chi scia meglio? No, poi parlo. No, no, allora, adesso allora ti esponi. Allora io direi Yaki. Ma solo perché Gale è un autodidatta. Piccola pausa pranzo con un pastino al pomodoro. Goloso. Buono. Ma sostanzialmente questa mascherina di Out Off Elettra, che cos'ha di diverso da una mascherina con le lenti fotocromatiche o una normalissima mascherina con la lente trasparente? A seconda della luce, quindi se è nuvolo o se c'è il sole, lei cambia. In una condizione di sole si vede tantissimo. Coprendo col dito il pannello solare, la mascherina si schiarisce. Invece guardando direttamente il sole si scurisce tanto. Si vede tanto a occhio, ma è difficile filmarlo. Il vantaggio rispetto a una mascherina con le lenti fotocromatiche è che l'adattamento della mascherina è immediato. Non ci vogliono 2 ore. Se uscite dal bosco e c'è improvvisamente il sole, con la mascherina fotocromatica ci mette un po' la lente a reagire. Qua è praticamente immediata la cosa. Ma tra l'altro mi diceva Laura che uno degli investitori è Marcello Ascani. Cioè, in che senso investitore? Praticamente noi abbiamo aperto la nostra società a degli investitori esterni, quindi siamo intercapitale dell'azienda e si poteva partecipare liberamente. Uno di questi è Marcello Ascani. Uno di questi è Marcello Ascani. Il Marcellino, hai capito, eh? Le pieghe, raga, si fanno le pieghe così. Sto per incastrare. Oh, se prendo un sasso, raga, mi incazzo che c'ho gli sci nuovi. Mettiti un pochino tipo lì avanti, ti faccio vedere un super trick. Quindi vai un pelo in giù. Oh, vai tipo dove c'è il pilone giallo. Andiamo a fare un bel boschetto, dai. Ti ho chiesto di fare il boschetto perché devo tirare una pisciata della Madonna. Ah, bravo, anch'io, cazzo. E per la legge di Platone, l'ultima goccia cade sempre sul pantalone. Oh, guarda preciso dove sono passato con lo sci sinistro. Di curve saltate, se vuoi. Oh shit, minchia, cosa cazzo è ripido? Prima giornata
giornata di sci del 2022 conclusa, ragazzi. Abbiamo beccato un po' del cavolo oggi, ma almeno abbiamo veramente provato questa mascherina. I ragazzi di Out Off, come vedete, sono ragazzi normalissimi che hanno deciso di investire e creare questa realtà che a tutti gli effetti è diventata un'azienda. Da una semplice mascherina adesso invece stanno sviluppando proprio prodotti che mixano sport e tecnologia. Vi lascio il link in descrizione per andare a vedere un po' le caratteristiche, e ricordatevi che loro non fanno solo questa mascherina, hanno le mascherine per ogni range di prezzo. Mi raccomando, lasciate like, perché a 20.000 like, raga, faremo le sciate più pazze che avete mai visto. Space, age, girl.